Bentornati, benvenuti sul mio canale YouTube. Sono TuffoMix e siamo qua dalla professoressa perché abbiamo appena ricevuto una nuova magia, nuove cose, nuovi divertimenti, nuove missioni, insomma, un sacco di cose da andare a fare. Adesso però prima di andare via devo eliminare questo coso qua che rompe le balle. Ok, vai, perfetto. Ora ce ne andiamo perché abbiamo delle missioni. Vabbè, stai lì, bello. Abbiamo delle missioni da completare e non sono poche. Andiamo subito a dare un'occhiata perché sono missioni principali molto importanti. Intanto abbiamo un sacco di sfide e collezioni, talenti, insomma, ragazzi, abbiamo tante cose da sistemare prima di partire. Vediamo subito. Missioni, ragazzi, qua, vediamo subito. Abbiamo anche l'uovo, porca cazzo miseria. Vediamo cosa fa questo. Completate, ok, molto bene. Questa, vediamo. Completata, questa non possiamo perché è così, perfetto. Qui insomma un po' sono state completate e adesso andiamo subito a vedere anche qua di fianco le collezioni, cosa abbiamo. Ne abbiamo diverse, qua abbiamo, beh, qua, ragazzi, le collezioni sono in questo momento non ci interessano. Diamo i talenti, vediamo cosa abbiamo sbloccato. Abbiamo un talento da bloccare, arti oscure. E per il momento potremmo avere bisogno di qualcosa di un nemico maledetto. Potrebbe anche essere utile i nemici maledetti. Il livello richiesto acquistato, in più danni tutti i bersagli. Questo l'abbiamo preso, no? Possiamo prendere anche un altro se vediamo la possibilità. Questo niente. L'effetto della maledizione su un nemico peserà più a lungo. Questo, prendiamo questo e poi per adesso basta così. Basta così, siamo a zero talenti, quindi non abbiamo punti più da prendere talenti. Abbiamo un sacco di cose qua, mi sa che siamo strapieni. Vediamo un attimino, 24, sì. Questo, ragazzi, lo eliminiamo, questo è da scoprire, questo è basso. Questo lo eliminiamo eventualmente se c'è qualcosa in giro che ci può essere utile e magari teniamo qualcosa disponibile per questo. Qua vediamo gli occhiali, sono meglio dei nostri o no? Decisamente no, e eliminiamo pure questi perché sono verdi. I verdi non ci interessano minimamente, però abbiamo trovato qualcosa qua che sicuramente ce l'hanno da andare a vedere. Questo assolutamente no. Allora, se ho visto bene, dovrebbe essere qua, abito completo. C'è qualcosa da andare a scoprire. Questa, che sicuramente è una gran cosa, leggendario. Questo lo possiamo anche mettere via perché non è leggendario, non è niente, è solamente un completo classico e non ce ne può fregare di meno. Basta, ragazzi, direi che a questo punto andiamo subito sulle missioni perché ce ne sono tante da seguire e noi vogliamo andare avanti con il gioco principale. Eccole qua. Chi non parla goblinese, principale, questo è abbiamo richiesto 21, parla con Amite e poi abbiamo anche il nome della miniera, incontra Sebastian. Sono due missioni principali, eh. Quindi a questo punto potremmo andare con Sebastian, che è un po' che non lo vediamo, e magari ci fa piacere andarlo a trovare. Individuo sulla mappa. Dove? Sebastian è qua. Beh, possiamo tranquillamente, qui vicino abbiamo qualcosa da andare, sicuramente. Pagine di Guglia Prate, possiamo andare tranquillamente qua, perché non siamo mai stati qua. E poi selezioniamo questo, perché qua magari c'è Guglia Prate che andiamo a prendere. Ok, andiamo qua con un viaggio veloce, prendiamo la guida pratica e andiamo da Sebastian. Siamo sul mio canale TuffoMix, ragazzi, e vi ringrazio per essere qua. Vi ricordo che... Sembra un posticino grazioso. Sì, abbastanza. Cerchiamo questa cosa qua, perché non deve essere molto lontana. Abbiamo un sacco di roba qua. Vi ricordo di andare a trovare i miei tre amici youtubers, Alessandro Gamer, Lupo del Tubo e Eburneo, che portano i loro contenuti tutti i giorni sui loro canali. Mi raccomando, sono bravi ragazzi. 24, non era questo che volevo, dove sarà? Ah, eccola qua. Duca Fizz, paglia della guida, molto bene, questo ci poteva essere utile, l'abbiamo preso. Poi qua cosa abbiamo? Interessante, non c'è nient'altro, è un sacco di roba, però al momento non possiamo prendere tutto.
no, ma qualcosina. Sì, quello dov'è? Ah, non è qua. Allora, andiamo dal nostro amico Sebastian. Oppala! Capre! Allora, diamo una capita dove siamo perché forse mi sono perso. Allora, dobbiamo andare dalla parte opposta, quindi in su. Quindi ci giriamo completamente e andiamo di qua. Ok. Mi sa che qua c'è da fare un saltino non indifferente, a meno che non andiamo per... Ah, c'è niente. Allora ragazzi, facciamo così e noi sapete cosa facciamo? Perché sta, perché no, non vola? Dai! Vai alla forte, vai! Più veloce alla forte! Dove sarà il nostro amichetto? È qua? Che c'è qua? Rivelami. Ah, ci aspetta qua. Va bene, intanto qua c'è niente da prendere. Va bene. Aspettiamo il nostro amico che arriverà probabilmente qua. Sebastian, che ci vuole, non so, deve parlarci. Eccoci qua. Ero Ciao sicuro che Sebastian. il mio gufo avrebbe stuzzicato il tuo interesse. Insomma, spara tutto. Ho fatto il prima possibile. Ho finalmente capito cos'è che mi aveva colpito del trittico. Questa è la veduta dipinta sulla tela. Incredibile. Conosci proprio bene quest'area. E mentre ti stavo aspettando, ho ispezionato in giro e ho scoperto una miniera abbandonata nei paraggi, piena di seguaci di Rarrok. Credi ci sia un qualche collegamento con il trittico? Non ne ho idea. Ma forse stanno ispezionando tutto come hanno fatto al castello di Rookwood e al maniero di Isidora. Cosa intendiamo fare? Andiamo. Dobbiamo scoprire cosa stanno combinando, ma senza attirare la loro attenzione. Molto bene. E ho ancora quel simbolo runico che abbiamo trovato sul trittico. Se c'è un collegamento, sospetto che lo rivedremo da qualche parte. Dopo di te. Flipendo! Facciamo piano. Andiamo. Andiamo pianino, ragazzi, che andiamo dalle giù, tranquilli, dove Sono l'altro? loro, eccoli là. Fai strada tu. Vabbè, fai strada tu, mamma porca troia. Stare attenti qua. Rivelami. Bisogna stare attenti, ci potrebbero vedere, a meno che non passiamo per di qua. Nessuno entra in questa miniera. Chiunque ci provi morirà. I seguaci di Rarrok sono assetati di sangue. Vediamo. Non mi ci vedo a fare questa vita per sempre, però. Confringo. Oh, guarda! Confringo! Confringo! Lecioso! Incendio! Incendio! Questo è il meglio che sai fare! Confringo! Difendo! Dedicherò la tua morte! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Difendo! Morti? Va bene. Vediamo che possiamo. Bene. Abbiamo qua qualcosa da... Vediamo qua che c'è. Chi c'è? Dov'è? Confringo. Bomba
bastarda! È morto? I seguaci di Ranrock meritano tutti lo stesso destino. Beh, mi sa di sì, eh. Ok, prendiamo tutto. Revelio. Allora, dove andiamo adesso? Di... cos'è questo? No, non possiamo fare nulla qua. Però qua dietro c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa, ragazzi, andiamo a vedere. Ah. Ah, è questa la caverna. Ok. Revelio. Dove ci fa andare? Ah, ce ne sono altri laggiù. Beh, intanto raggiungiamo questo ingresso qua, che c'è qualcosa, non so cosa ci sia qua, andiamo un'occhiatina, magari non sarà niente, ma... ah, c'è uno scrigno, tenuto della notte. Revelio. E non c'è altro, va bene, andiamo. C'era solo questo, ma non... andiamo, andiamo, andiamo. Vieni Sebastian, andiamo a cercare... dove cacchio, se mi sono perso, vieni, vieni. Allora, Sebastian, facciamo una cosa così, Silenzio. Seguimi, andiamo. Andiamo a vedere cosa sono questi affari qua. Sono là in fondo, Sono molto cattivo perché sono ancora più incazzato. Cos'è questo? Ah, quindi il bastone che va da solo, va bene. Seguiamo la strada. C'è il binario, seguiamo praticamente il binario perché ci tutto porterà. Succede per il meglio. Siamo proprio una bella squadra. Sì, vai tranquillo. Assolutamente sì. Vai calmo, vai calmo, non sbrodolare. Ok. Ancora una volta possiamo superarli o combattendo o procedendo senza farci vedere. Sai già cosa sceglierei io. Lo so, combattendo, ma anch'io però non è che sono... Vediamo. Mi sa che ce n'è ancora uno a fondo, Cos'è stato? Quanta fretta di Fiofindo! Confringo! Bombarda! Fine del divertimento. Fine del divertimento. È relativo. Non si può aspettare che ci facciano fuori questi. È stato relativamente divertente. Prendiamo tutto, dai, prendiamo tutto. Dov'è questo affare qua? Qui dietro, Posati. Confringo. T'ho detto di spostarti, scemo. Collezione aggiornata, perfetto. Lacerazione, qui cosa c'è? Martelletto, bravo. Qua dentro c'è qualcosa di interessante, niente di interessante, no? Quindi, qua c'è qualcosa, Vieni, vieni, vieni. Devo dirtelo. Giravoce che questa miniera sia stata chiusa tanto tempo fa a causa di un'infestazione di ragni. Beh, andiamo. Nulla che non abbia già visto. Questo è l'atteggiamento giusto. Ok. I ragni non ci fanno paura, credo. Revelio. Andiamo. Andiamo nella miniera e occhio ai ragni.
Ragazzi, voglio venire in pochi giorni. Overlays, perché abbiamo tanti altri programmi da portare, altri giochi, altre avventure, altre da portare. Quindi vorrei finirlo il prima possibile. Comunque vada, siamo dentro. Hai paura di Coppa? Confringo! Confringo! Questa non è una miniera, è una tomba. Fu chiusa in seguito a degli incidenti. Ora capisco il motivo. E chi c'è qua? Una tomba? Madonna, ma è pericolosissima qua. Difendo! Incendio! E dove passiamo? Per di qua? Allora, vieni, 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 caro. Passiamo per di qua. Ah, però. Vieni. Seguimi, ragazzo. Non vedo goblin intrappolati. No. Sono troppo disgustosi persino per i ragni. Reveglio. C'è? Oh, madonna. C'è un bel casino qua, eh. Essere certi che quel che stanno cercando si trovi qui. E qua c'è un po' di gente, stiamo attenti perché ce ne sono tantissime. Qua che c'è niente di che. Dove andiamo? Oh, prendiamo questa. Ottima, ottima. Qua che c'è. Prendiamo. Dove si va di qua? Ah, sempre di qua. Quella sporgenza è terribilmente in alto. Hai qualche idea sul da farsi? Incendio! Da sopra? No, ci si può andare tranquillamente. Si prende questo. Si prende questo. Così. Wingardium Leviosa. Vieni? Ci sei? Dai! Pedalo. Ah, è già qua. E cosa si è passato, brutto bastardo? Ok. È meglio che la gente abbia paura dei ragni. Andiamo di qua, vieni. Le zampe pelose. Rivelo chi senza anima o le zampe pelose. Buono, buono. Un'altra delle loro adorabili caratteristiche. Dai, seguimi, non parlare. Come si va di qua? Topi. È di qua, eh. Andiamo di qua. Non c'è niente qua, c'è un portiere. Niente di che. Quindi dove dobbiamo andare? Su ancora? Ah, ok, su di là. Dai, vieni. E dove si va? Su di qua? No. Allora, a questo punto, vediamo un po'. Dove possiamo andare? Ah, su per di qua? Ok, vieni, seguimi. Dobbiamo trovare una soluzione per salire, forse per di qua. Non è molto facile, di qua. Vieni, 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 andiamo di qua. Madonna, attenzione. Porca troia. Stiamo raschiando il fondo del barile. Vieni qua, non rompere i maroni. Allora, vediamo. Reveglio. Non so dove devo andare, cioè ce lo so, dobbiamo seguire il simbolo giallo, però non saprei chi c'è. Andiamo avanti. Là c'è un ponte, qualcosa. C'è un ponte rotto. Lo costruiamo noi, non è un problema. Di qua si sale, che c'è qua dietro? Defendo.
Quindi qua c'è qualcosa da prendere. Ok. Anche qua. E basta. Torniamo indietro. Devo andare su per di là, eh. Quel ponte ha Quindi. visto giorni migliori. E non preoccupate che lo mettiamo a posto noi. Vieni, vieni dove sono io. Seguimi, fai quello che faccio io. Bravo. Incendio! Vieni. Allora, i scomparti sono pieni. Facciamo una cosa, ragazzi, perché qua non posso, magari trovo cose interessanti e abbiamo delle stronzate con noi. Quindi facciamo una cosa così. Abbiamo delle cose che non ce ne può fregare di meno. Questo lo eliminiamo. Come anche questo, perché fanno talmente schifo, ragazzi, che è meglio. Teniamo solo le cose da qua in su. Oh! Questo migliora l'attacco, eh? Lo mettiamo subito. Fa lo schifo come occhiali, però. Ora andiamo a sistemarli, eh? Perché a me occhiali del genere mi fanno un po' cagare. Quindi mettiamo i nostri soliti esagonali, che sono questi. Perfetto. Allora, poi qua vediamo cosa c'è da buttare via, perché di più liberiamo, questo magari fa cagare, sì, esatto. Vediamo solo le cose leggendarie e straordinarie, il resto eliminiamo todos. Ok, qua che abbiamo? Questo che sicuramente non è niente di che, lo eliminiamos, perfetto. E qua sotto abbiamo un abito da scoprire che deve essere molto interessante. Questo lo eliminiamo tranquillamente, come questo lo eliminiamo tranquillamente. Abbiamo questo che sicuramente per me deve essere molto buono questo, eh? Leggendario, deve essere molto molto buono. Lo scopriremo insieme, ragazzi, nel prossimo episodio, credo, perché adesso siamo qua e andiamo avanti pian piano. Vediamo cosa c'era qua dentro. Ma un cappello fa tanto che non ce ne può fregare di meno. Va bene, torniamo indietro, perché qua mi sa che qua sopra non c'è niente, andiamo di là. Abbiamo il ponte da sistemare, questo ponticciuolo qua Se che... possiamo riparare il ponte e usarlo per superare Ma il è barrage, ovvio che possiamo riparare il preparo. ponte. E chi siamo noi? Siamo dei maghi? Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Guarda che roba, chi sono io? Chi sono io? Vieni, dai, forti, andiamo avanti. Non ci fossi io, se resti da solo qua. Che c'è qua? Va bene, e se n'è andato, eh. Certo che ho questo qua che è morto qua, non ho niente da darmi, sti bagordi qua, no. Però qua mi sa, ah, niente, non si può prendere, è in là. Andiamo avanti, perché qua non c'è niente, direi che qua non possiamo fare nulla. Sembrerebbero qua, ma in realtà sono nell'altra stanza, eh. No, forse questo è qua. Niente di che. Prendiamo questo, prendiamo questo. Le abbiamo tutte e andiamo di qua, raga. Ma Ce ne stiamo sbarazzando in fretta. sì, ma stai La calmo, professoressa Hecate sarebbe fiera di noi. sì, ma tranquillo, che Sicuramente. I seguaci di cos'è Hecate ci hanno quello, praticamente dichiarato guerra. raga? Cos'è quello da fare? Ah, Madonna. Incendio! C'è qua un forziere, vediamo. Collezione aggiornata, cornici. Ok, vai, vieni, andiamo di qua, andiamo di qua. Anche qua è uguale. Madonna, che forziere. Accessorio per le mani non identificato. Questo, raga,
Incendio! Lo sappiamo, e adesso di qua? Dove sei? Pirla. Qua che c'è? Un altro, ma mi sa che qua niente di buono, niente di buono, andiamo. Vieni di qua, andiamo, ci siamo qua. Qua la vedo di ragni, eh. Qua vedo dei ragni, eh. Qua vedo. Madonna, ma siamo pieni di ragnacci cattivissimi, raga. Qua che c'è qua dietro? Ah, praticamente è di qua, eh. Però di qua c'è qualcos'altro, magari. Beh, qua si va di là. Qua si torna di qua. Ah, torniamo su? Ah, dove eravamo prima? Ah, va, torniamo giù. Allora di qua siamo venuti, di qua siamo andati, e di qua, perfetto. Qui dobbiamo andare avanti per di qua, eh. Ok, andiamo avanti per di qua. Andiamo avanti per di qua. Oh, là vedo delle cose molto mica per la quale. Ci sono le voci, andiamo a vedere. Madonna, quanti sono là? Raga, qui ce ne sono parecchie, che facciamo? Andiamo a vedere anche noi? Scendiamo? Di qua bisogna andare, sicuramente di qua. Non abbiamo ancora visto neanche un singolo simbolo runico. Temo che per un po' non avremo tempo di pensare alle rune. E sarà una distrazione spiacevole, per giunta. Non si può salire di qua. Ci attende un altro Madonna, scontro? quasi nessuno. Posso dire che la cosa mi sorprenda. Non l'ho preso io il tuo elmo. Confringo! Cos'è stato? Non devono vederci. C'è qualcuno. Difendo. Fare il campo. Incendio. Confringo. Stupidissimo. Non colpire. Difendo. Incendio. Se solo Rambo fosse qui! Bombarda! Difendo! Incendio! Non è ancora finita! Quanti sono ragazzi tirati? Oh, questo è terribile! È potente quello, è potentissimo. Madonna, prendiamo questa roba qua, raga, che è importantissima. Per essere un corvo nero hai ancora parecchio da imparare. Insomma, anche tu provi a imparare, figliolo. Se non ci fossi stato io qua, saresti bella che morto tu, eh. Prendi tutto, là, che ti fa comodo anche te sta roba, mica solo a me. Prendi tutto, ragazzo, prendi tutto. Ora, ho
Possiamo dare un'occhiata in giro. Vediamo. Cos'è questo? No. Questo non è una da aprire, è da spostare. Quindi facciamo così. Ah, ok, la metteremo qua. No. Dove la mettiamo? Dove dobbiamo andare adesso noi? Probabilmente... Ah! Togliere di mezzo queste ragnatele. Ce le ritroviamo sempre tra i piedi. Cosa abbiamo girato? Ah, ok. Quindi facciamo così. Incendio! Allora. Un simbolo runico sopra la porta della caverna. I seguaci di Ranrok non sapevano di doverlo cercare. Allora, facciamo così. Asso! Flipendo! E pulso! Descendo! Asso! Uno è là, l'altro dove sarà? Non mi sorprenderei se trovassimo qualche altro simbolo runico. Lo so anch'io, però devo cercare di capire dove. Aspetta, dov'è quel pezzo là che abbiamo trovato prima? Dov'è? Ah, è là, eccolo là. Vieni qua. Wingardium Leviosa. No, vi... Madonna. Asso! Wingardium Leviosa! Vieni qua, ragazzo. Ripeto. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Dipingo. Bombarda. Ok, quindi qua c'è qualcosa... Ah, sopra, no, ci posso andare. Eccolo qua, un simbolo. Ah, ok. Perfetto. Quindi uno. Adesso ne abbiamo uno, due, tre. Bisogna colpirli tutti. Ma non è mica facile allora. Come li copiamo? Con che cosa? Faccio! Descendo! Flipendo! Defuso! Esploro la tarta, mi dice, io ne ho trovati tre, ce ne sarà un altro? Basta, quindi uno è là, uno l'abbiamo trovato là, qui c'è qualcosa. Non c'è altro, l'abbiamo preso, tutti li abbiamo presi, mi sa che li abbiamo presi tutti, perché uno era là, uno questo cos'è? Niente di che, ragazzi, li abbiamo presi tutti se non sbaglio, però non so adesso a questo punto la porta... Ah, abbiamo aperto la porta, ma ragazzi... Ditemelo che ho aperto la porta, non me ne ero accorto. Qualcosa da prendere? No. Andiamo avanti, dai. Ma porca miseria, bisogna andare giù, Vieni, Abbiamo aperto un'altra stanza, ragazzi, qui.
E facciamo una cosa, vieni qua, seguimi. Eh sì, pianino, Revelio. Quando ho ripreso conoscenza, la mia mente era annebbiata e confusa. Per quanto tempo sono rimasta priva di sensi? Rimasta è una femmina. Ricordo solo che i suoi occhi, vuoti, liberi dal dolore, ma anche da... Ricordo di essere stata pervasa da un senso di euforia alla vista del dolore che svaniva. Ah, era ragazza, ma poi qualcosa è cambiato. Devo aver battuto la testa cadendo, perché sento un dolore pulsante, ma non c'è nessuna ferita visibile. Però solo non si tratti della peste, almeno non provo più alcun dolore. Ha scoperto la magia... È la magia per... Protezione scritta da Isidora. Bravo, Isidora. Aiuti a liberare questo mistero. È per il dolore. Un altro passaggio. Prima però dobbiamo ispezionare la stanza. Ok. Sebastian, credo di aver trovato qualcosa. È un pezzo di tela. Ottimo. Non è stata fatica sprecata, dopo tutto. Eppure, no. Questo posto ha qualcosa di strano. Revelio. No. Andiamo. Andiamo per di qua allora, eh. Abbiamo scoperto che c'è un passaggio. Andiamo. Entriamo. Non si può entrare. Incendio. Non si fa. Forse non posso entrare invisibile. No, non ci fa entrare. Che cos'è? Parla con Sebastian. Ah, ecco, dov'è Sebastian? Uè, pilotto. Dove è andato Sebastian? Oh! Sebastian! Cazzo, si è ucciso. Ah. Se il trittico ci ha condotti fino a questa tela, possiamo supporre che Isidora Morganach sia passata di qua. Pare sia passata ovunque. Ma se già usava il sotterraneo e la cantina sotto il suo maniero a Feldcroft, perché creare questo spazio? E perché nasconderlo dietro criptici simboli runici? C'è un motivo. Magia che nessuno può vedere. Anche Isidora e Percival Rackham, un altro dei custodi, potevano vedere le tracce di magia antica. Rackham? Mai sentito nominare prima d'ora. Tra i ricordi che ho visto, alcuni erano i suoi. Non credo che lui e Isidora fossero d'accordo su come usare questa magia. È tutto piuttosto oscuro. Riportiamo la tela al trittico. Forse così troveremo delle risposte. Questo posto è strano, eppure mi affascina. Ora dobbiamo uscire da qui e tornare a Hogwarts. Forse possiamo trovare un altro modo di raggiungere il sotterraneo. Guardiamo in giro. Ok ragazzi, direi che siamo andati avanti un po' troppo oltre, siamo quasi a 40 minuti e quindi ragazzi io vi devo lasciare, vi saluto, vi do appuntamento presto, se volete non siete obbligati ma potete iscrivervi al mio canale cercando questo simbolino da qualche parte, lo trovate, vi iscrivete, attivate la campanellina e sarete avvisati ogni volta metterò un nuovo episodio di Hogwarts Legacy ma anche di altri contenuti che porto tutti i giorni sul mio canale. Sono Tufomix, vi ricordo che se volete lasciare un like l'episodio vi è piaciuto lasciatelo, ma no, anche qui non siete obbligati. La cosa che più mi piace, sapete qual è? Un commento, scrivete un commento, una critica, quello che volete, una richiesta di un gioco, tutto quello che volete scrivere io sapete che poi lo leggerò sempre e magari non subito se non posso, ma domani al limite il giorno dopo lo leggo tranquillamente. Quindi ragazzi mi raccomando un commento. Il video, se volete, condividete con i vostri amici che, a cui piace questo genere di gameplay, mi raccomando. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie ancora per avermi seguito. Ciao ragazzi.